Benvenuti sul mio canale di Arte Cucite e dintorni. Oggi vi farò vedere come si realizza una pallina di polisterolo con la tecnica del patchwork. Allora, vediamo cosa ci vuole. Una pallina di polisterolo, un metro, una penna, degli spilli, una limetta, le forbici. Un pennello che non ha importanza se è più piccolo un po più grande certo non enorme anche se è diverso non importa la taglierina la pistola per la colla a caldo e magari qualche stecca di colla in più un foglio bianco della colla vinilica, dei brillantini. Io li ho presi bianchi, ma poi vi farò vedere perché, secondo il tessuto, è quello che bisogna mettere. Un pezzo di tessuto eh, sottile perché deve essere incastrato nel polisterolo. Il tessuto può essere eh, di qualunque tipo, qualunque colore, anche maglina, eh, a quadretti, come preferite voi. Poi dei nastri, eh, cordoncini. Eccolo, nastrini di varie misure, co eh, coda di topo, eh, nastri più larghi magari per fare qualche fiocco, eh, marletto, eh, fiorellini, quello che potete recuperare, perché io eh, alcune cose li prendo anche eh, di recupero. Eh, questo il tessuto l'ho comprato perché devo fare la pa una pallina per... Eh, un bambino che è al suo primo Natale. Quello che voglio dire è: fate le cose a gusto vostro, come vi piacciono, mettendoci tanta fantasia e vedrete che verranno bene. Forse nel video la tecnica del patchwork potrà sembrare un po' complicata, ma vi assicuro che sono soltanto tre fasi. Una di misurazione e incisione della pallina di polisterolo, di inserimento del tessuto e di decorazione. È facilissimo. Adesso vediamo come si fa. Ci servono il metro e una penna. Allora, come vedete, la pallina che dobbiamo realizzare è formata da due mezze sfere con una giunzione centrale. Quindi prendiamo con la penna e facciamo un puntino in qualunque parte di questa linea. Poi, misuriamo partendo da questo puntino e mettendo il metro centrale. Misuriamo la circonferenza. Io ho già fatto i puntini. Ecco. Allora, la mia pallina, come vedrete, è 37 e mezzo. Per sapere la misura della base di ogni spicchio, io faccio così. Allora. La circonferenza che ho misurato è 37 e mezzo, qualcosa più o meno. Dopo averlo piegato in due, ecco, io lo ripiego nuovamente sempre sulla misura che ho fatto che era prima. Così potrò vedere quanto. Ci sono, eccole qua, i quattro spicchi: 1, 2, 3, 4. La misura dei quattro spicchi che devono essere uguali o all'incirca, non ha importanza se non lo sono perfetti. E, ecco quindi, sappiamo: non so forse non si vede bene, ecco, sappiamo. Vediamo che ecco, vedete? La, che la misura di ogni spicchio de, dovrebbe essere 9 e mezzo. Adesso prendiamo la pallina e dal puntino che abbiamo fatto, misuriamo per segnare gli spicchi. Questo in questa pallina dovrebbe essere all'incirca qua 9 e qualcosa, e infatti, vedete, io avevo già fatto il puntino. Eccolo qua. Vabbè, ecco quindi eh, poi, Logicamente facciamo anche questo, vedete che viene 9 e qualcosa e lo segnate e così anche gli altri. Ora dobbiamo segnare i quattro spicchi e per farlo giriamo la pallina e vediamo che al centro c'è questo segno per cui ci possiamo regolare per segnare come ho fatto io il centro anche di questo cerchietto poi per dividere gli spicchi prendiamo il metro e da questo punto arriviamo al punto che è in corrispondenza io faccio i puntini voi se volete ecco non so se si vedono c'era l'ombra eh. Voi se volete potete fare anche la linea, non, non ha importanza. Ve lo ripeto, se ci sono avanzi di millimetri non ha importanza, lo possiamo anche spostare. Ne segniamo un'altra. Ecco. E io rifaccio i puntini senza spingere troppo perché va in profondità anche se qua veramente deve essere inciso dopo aver diviso questa parte adesso dobbiamo dividere quest'altra quest però da questo lato non c'è il segno del centro come c'è qua ecco per cui ce lo dobbiamo ricavare io che non sono brava in matematica Faccio a modo mio quindi metto il metro, ecco qui sì, al centro. Poi arrivo da quest'altro lato, ecco quindi sarebbe da qua, da qua a qua continuo mettendo sempre i puntini al centro del metro e arrivo qui adesso adesso abbiamo un altro pezzetto ecco continuo e arrivo da questo lato vedete praticamente essendo una sfera il diametro è sempre quello essendo ogni lato del, ecco, dello spicchio in questa sfera di 9 è qualcosa logicamente ci possiamo ricavare il centro adesso che è da qua cioè da qua questa arriva fino a 18 e benza, a mezzo per cui circa la metà dovrebbe essere qua io l'avevo già segnato vediamo eh, infatti infatti eccolo qua come al solito lo segnate con la penna quindi mettiamo il nostro metro dove c'è il puntino che indica il centro e arriviamo a questo la misura logicamente è sempre nove e mezzo di questo. Facciamo o la nostra linea o i nostri puntini e poi ne facciamo un'altra e le altre li ricavate da voi stessi adesso dobbiamo inciderla su ogni segno compresa la linea di giunzione per ogni spicchio allora si fa così io vi consiglio di non inserire la lama e poi tirare perché anche se lo fate delicatamente il polisterolo è molto delicato per cui comincia a sbrigiolarsi adesso. Allora si fa così: si inserisce la lama. Io comincio dal puntino e la inserisco, però cerco di entrare e uscire, la inserisco per eh, con questo, non so quant'è di preciso. Ecco più o meno così di lama io quindi dalla punta qua quindi torniamo qua ecco, e io tengo con eh, le nocche delle dita sulla pallina e lo faccio piano perché così facendo vedete la linea potrebbe anche rovinarsi lo stesso però è meno probabile in questo modo ecco eh, ecco la prima, poi si fa uno spicchio alla volta, non deve essere fatto così da qua andando in giù. No, deve essere fatto uno spicchio alla volta, arrivati a questo punto. Ecco dove iniziano i puntini del, dell'altra metà della sfera. Ecco io tolgo la lama. E riparto da qua e faccio la stessa cosa arrivati a questo punto tolgo la lama e comincio a fare questa linea sarebbe la linea così di giunzione io l'ho già fatta quindi inserite la lama e arrivate fino a questo punto e poi vi consiglio sempre di fare uno spicchio alla volta partendo dal eh, sempre dal centro e poi di non dimenticarvi di fare anche questo. Una volta inciso il polisterolo, dobbiamo fare il cartamodello di uno spicchio per poi tagliare la stoffa. Allora, ci serve un foglio la forbice gli spilli io faccio così per regolarmi perché dobbiamo lasciare un po' ecco di carta sia da qua che da qua io per regolarmi più o meno se va bene faccio prima così, così, ecco perché bisogna lasciarla sia qua che qua. Quindi prima piego la mia carta qua e metto gli spilli. Ne basta so anche solo qualcuno. Fate il primo e questo nel mezzo subito così non si muove e poi questo non fa niente se la carta non è precisa in quantità qua là eccetera perché comunque questo è un modello e comunque la stoffa poi viene inserita poi faccio da questo lato che sicuramente ce n'è di più quindi caccio questo spillo, piego la carta e lo rimetto. Ecco. Poi seguo piegando sempre la carta la linea di incisione e, e prendo altri spilli per metterli qua uno qua e uno qua adesso dobbiamo fare questo lato però prima io taglio la carta che è troppa altrimenti dà fastidio ne caccio anche un po' di qua comincio a piegare anche da questo lato sempre allo stesso modo togliendo e rimettendo lo spillo là piegando la carta sulla linea e anche da questo lato non fa niente se la carta si arriccia perché tanto se poi la stoffa è in più va dentro la fessura. Metto lo spillo anche qua e poi elimino quest'altra carta ed ecco il nostro spicchio di carta. Possiamo quindi togliere gli spilli e aprire triangolino come vedete eh, nel foglio c'è eh, segnato il triangolo con la penna che io l'ho fatto nel momento in cui ho messo il foglio di carta così che era tutto il foglio e piano piano lo mh, piegavo mettendo gli spilli con la penna ho segnato Qua proprio nel bordo, adesso possiamo passare a prendere il tessuto. Come vedete, ho due triangoli da questo, infatti. Ho ricavato quest'altro perché così possiamo tagliare gli otto spicchi tutti in una volta. Prima di farvi vedere come si fa, vorrei dirvi qualcosa. Eh, la stoffa si ha qualche piegolina. Vi conviene stirarla dalla rovescio, ecco questa, e mh, mettendo un, un panno sopra perché è un tessuto che si appiccica facilmente al ferro. e Questa è fodera di raso, viene venduta in doppia altezza, cioè piegata già così. Ecco, vedete qua è intera per cui è un metro e mezzo, tutta la lunghezza. Io ne ho chiesto 25 centimetri e mi è costato un euro. Ora vediamo come piegare la stoffa per ricavare gli otto spicchi. Quindi la apriamo, la pieghiamo e misuriamo la grandezza degli spicchi cercando di incastrarli. Dopo averli sistemati li fermiamo con gli spilli prendendo anche la stoffa di sotto. Da qui verranno due spicchi con la stoffa di sopra e due con la stoffa di sotto. Quindi per fare altri spicchi dobbiamo ripiegare Vedete come faccio io? Ecco, ripiegare la stessa quantità di stoffa facendo così. Ecco, e qui anche deve essere in questo modo, vedete? E qua. Quindi avremo 4 spicchi più 4. Li fermiamo anche questi, ecco dove ho messo gli spilli, ma voi potete fare come volete, eh? anche se avete un altro sistema. E adesso, prima tagliamo la stoffa per dividerla, questa, questa e questa. Adesso che l'abbiamo tagliata. Possiamo tagliare i nostri spicchi senza stare lì a fare proprio sulla, al limite della carta. Adesso possiamo realizzare la nostra pallina. Quello che ci serve è la limetta. Anche se io userò eh, le forbicine, il triangolino di stoffa, potete metterlo indifferentemente da qualunque lato perché comunque sono tutti la stessa misura quindi io parto sempre da uno dei due centri ho già messo la stoffa nella pallina vedete io per iniziare a metterla ho iniziato da qua facendo come ho fatto con la carta e quindi solo che lo spillo l'ho messo qua per fermarla poi controllando sempre che sia sulla linea e che abbia abbastanza stoffa qua perché meglio in più che di meno ho messo gli altri spilli così anche qua e via prendiamo quindi il nostro attrezzo e cominciamo a inserirla allora dobbiamo cercare vedete di eh, mettere un po' di stoffa qua in modo che noi mettiamo questa facciamo scendere questa da questo lato così In così ecco perché la stoffa che deve andare dentro la, la pallina in effetti è quella che noi tagliamo in più tiro un po la stoffa per, ecco vedete comunque non sarà mai liscia liscia qua ma viene coperta continuo a farla nell'angolo e cerco di inserirla tutta se è possibile quella che rimane si verrà tagliata come vedete ho preparato la stoffa per il secondo spicchio perché voglio farvi vedere come come viene quando eh, si deve inserire questa, eh, dove c'è nella fessura dove c'è già stata inserita l'altra stoffa, quindi torniamo sempre a prendere il nostro attrezzo, avviciniamo la stoffa e sentendola o guardando, vediamo dove c'è. Potete partire da un punto qualunque. Ho rivestito con la stoffa quasi tutta la pallina, però ho lasciato qualche punto per farvi vedere. Ecco, se vi capita stoffa in eccesso perché magari si è accumulata più verso un lato, eh, provate a, ad inserirla, ma se non va oltre, la tagliate senza avvicinarvi troppo alla stoffa che è messa sulla pallina. Adesso che abbiamo rivestito la pallina. Dobbiamo cominciare a decorarla. Io vi consiglio di decidere già all'inizio come farla, i colori, i tessuti da abbinare, vedete quello che avete, quello che vi manca, magari che volete comprare, così non vi troverete spiazzate nel momento in cui dovete farlo. Allora io ho preparato un po' di cose, a parte il cordoncino che va a ricoprire tutte queste parti, poi qualche nastrino, qualche marletto, eh, poi qualche rosellina che nel frattempo ho fatto e poi vi farò vedere eh, e poi la pistola a caldo. Allora vi consiglio eh, intorno per, eh, dove ci sono le giunzioni di non mettere eh, nastrino perché con la colla è troppo sottile e si nota, viene male. Quindi o di mettere un cordoncino, eh, sempre qualcosa che abbia uno spessore, in modo che la colla eh, messa sotto non si nota. Per decorare la pallina è meglio metterla su un rotolo di scotch o qualche altra cosa, in modo che stia ferma. Adesso cominciamo a mettere il cordoncino. Eh, deve essere messo prima nella linea orizzontale rispetto al punto che abbiamo deciso di mettere l'anellino per appenderla. Quindi la giriamo e cominciamo da un punto eh, di incrocio dei quattro spicchi. Adesso mettiamo una leggera striscia di colla a caldo sul cordoncino ecco premendo piano la, la pistola altrimenti ne esce tantissima e lo mettiamo adesso per fare il resto la colla a caldo fa fili teniamo questo ma anche se la colla questa colla si, si raffredda subito e poi cominciamo a metterlo piano piano, magari eliminiamo questo se ci dà fastidio e ne mettiamo un po'. Allora, io l'ho messo tutto intorno e sono arrivata nel punto cui, eh, nel punto in cui eh, bisogna unirlo all'altro. Taglio questo nodino. Ecco. E lo inserisco. Con questo stecchino verso dentro metto anche un po di stoffa che era rimasto fuori eh. poi sopra questo ne incollo qua piano piano ecco la parte, ecco io ho messo un po' di colla oltre, quindi ora la forbicetta si farà di colla Vabbè, ho tagliato troppo là adesso cominciamo a metterlo dal punto in cui abbiamo deciso di fare l'anellino per appenderlo io lo faccio un po' più grande quindi metto un po' di colla qua Metto pure un po' di colla qua e adesso riprendiamo ad attaccare anche questa parte. Questo lavoro si può fare senza tagliare il cordoncino, quindi continuiamo a mettere la colla. Arrivati a questo punto lo passiamo sopra. E andiamo avanti fino ad arrivare esattamente dove abbiamo fatto l'anellino ma senza tagliarlo perché da qui possiamo ecco arrivare a quest'altri spicchi quindi andiamo avanti ad incollare il cordoncino allo stesso modo arrivata a questo punto possiamo mettere un po di colla sulla giuntura un po qua tagliamo il nostro cordoncino o un po oltre eh. e lo Incolliamo. Io faccio sempre con lo stecchino in modo di ammaccarlo perché bisogna mettere altre, altri addobbi e poi diventa voluminoso adesso. La pallina è pronta per essere decorata. Vi faccio vedere eh, come preparare qualche decorazione. Con la stoffa che è rimasta tagliando gli spicchi per la pallina, io ho fatto delle roselline e per fare questo, a parte la stoffa, serve un filo. Io di solito cerco più o meno di abbinarlo, però può essere bianco come, come l'avete, perché tanto poi viene nascosto quando si incolla. Si fa così, piego la stoffa nel senso che viene più lungo. Quindi tengo fra le ultime due dita questo e comincio a fare un triangolino tenendo sempre perché è stoffa comunque che scivola. Poi, tenendo sia il triangolino da qua che la stoffa, comincio ad arrotolare. Non in modo stretto, deve venire morbido e faccio quanti giri si vuole per un bocciolo, un bocciolo di rosa comunque. Quindi adesso faccio lo stesso triangolino ma da quest'altro lato, dietro. Lo metto qua e tenendo sempre questi è un po' difficoltoso, però ci si riesce. Ecco, vedete? Lo raccolgo tutto fra queste due dita prendo il filo ve lo potete anche preparare il filo prima io oddio ecco um, ne prendo un bel po non ha importanza poi il resto si taglia e lo piego in due non so se si vede perché il, il filo è molto sottile e comincio tenendolo così comincio ad arrotolarlo e lasciando logicamente un bel po' di qua e un bel po' di qua ad arrotolarlo sul fiore ma anche sulla parte questa eccola e stringo e faccio più di un giro poi tenendo penso che si vede come faccio anche se il filo è sottile ecco cerco di fare un nodo ecco ci bisogna aiutarsi come si può ne faccio un altro e la nostra rosellina è fatta un'altra cosa che ho usato per la decorazione della pallina questo malletto che originariamente era così però io ho tagliato era legato questo con le stesse con lo stesso filo di qua e l'ho tagliato perché per la mia pallina mi serviva solo questo quindi questo lo poso perché non si butta niente si recupera e poi ho tagliato perché altrimenti avrebbe meno mobilità ho tagliato queste ecco proprio qua ne ho lasciata solo una per essere eh, legata ecco tenuta quindi il nostro marletto da così è diventato così anche qua ho tagliato per fare le gocce con i brillantini ora vi faccio vedere come si fa ci servono un foglio di carta di qualunque tipo perché dobbiamo poggiare il marletto in modo che quando mettiamo i brillantini sulle gocce, quelli che sono in eccesso cadono sul foglio e quindi possiamo recuperarli rimettendoli in questo modo nel, nel contenitore è logico che potete fare allo stesso modo qualunque altra cosa anche qualche altro tessuto eh, evidenziare dei fiori magari su un tessuto che ha fantasia metterli in alcuni punti quindi potete scegliere secondo ciò che è detta la vostra fantasia ora continuiamo a vedere cosa ci vuole un po di acqua un contenitore, eh, qualunque tipo, l'importante che abbia una chiusura ermetica, poi due cucchiaini, un pennellino, di così, oppure questo, quello per i trucchi. Qualunque tipo va bene. Poi la colla vinilica. Tutto questo materiale ci serve per fare una colla più leggera, eh, sarebbe quella che si usa per il decoupage, eh, perché la colla vinilica eh, è un bel po' densa, come quantità di colla a noi ne serve pochissima, anche se ho fatto questo, ne ho fatta poca. Eh, quindi metto, ho messo eh, quasi un cucchiaino di colla, poi ho messo un cucchiaino di acqua e ho mescolato per vedere come viene perché non sia troppo troppo pesante. Metto un altro cucchiaino così vediamo Ecco già questa va bene, ecco perché è non è un po' liquida, però va benissimo perché il mio scopo è non, eh, non coprire, eh, vedete questo io lo l'avevo già fatto, non coprire questa rete. Cominciamo io mescolo la mia colla, però poi la, eh, cerco di far togliere un po' di acqua, ecco e comincio a metterlo sul marletto ecco io ne faccio solo qualcuno eh, io recupero ne è caduto anche è caduto anche questo io lo faccio perché poi lo conservo non spostate il merletto, eh, altrimenti la colla che è qua sotto va anche nelle altre parti. E quindi io eh, adesso, ho bisogno, senza aspettare che si asciughi, eh, metto i brillantini. Questi mh, li compro soprattutto nel periodo di Natale eh, perché se ne trovano in tante quantità e tanti colori. Quindi apro il mio scatolino. Ecco. E cerco di metterli sopra non so se si vedrà forse devo spostarlo per qua ecco e cerco di buttarne sopra un bel po di quantità ecco. lo lascio poi lo faccio anche su questo che avevo che avrei dovuto metterlo qua così avrei recuperato ecco e, e li lascio da parte fino a che si, asci finché si asciugano adesso prendo la pallina e provo a mettere il malletto io avevo già una mezza idea di fare di metterlo in questo modo ecco più o meno con le mani non, solo con le mani non è facile ecco vedete più o meno così quindi per farlo deve essere preciso quindi mi aiuto con gli spilli, e metto uno qua e uno qua, poi, perché questa vedete deve andare al centro. Così è sicuro che è al centro, poi metto, non qua sopra, ma qua poggiato sulla pallina. Un altro spillo. Uno e 2 e continua prima di mettere anche questo eh, cerco di vedere se sono al centro questi e per essere sicura che non si muovono metto uno spillo perché poi li dovrò incollare questo invece lo facciamo in ultimo adesso cominciamo a incollare il nostro merletto dobbiamo incollare prima questo metto la colla, puliamo sempre la, il beccuccio della colla, metto la colla qua. Ecco, sempre non in modo eccessivo, lo faccio anche qua perché mi sono accorta che su questo non si vede bene quindi cacciamo gli spilli in questo, puliamo il nostro beccuccio come al solito. E mettiamo la colla poi mettiamo la parte che dobbiamo incollare sempre solo sulla pallina poi facendo così ecco una pie due pieghe metto la colla qua poi metto la colla qua, lo spingo con le mani e da se stesso fa le piegoline. L'ultimo vi faccio vedere come si fa. Questo deve andare qua, per cui metto la colla, lo metto uno sull'altro. ecco come se fosse una sola gocciolina e poi per incollare questo faccio come gli altri adesso bisogna incollare questi però basta incollare questi tre non vale la pena farli tutti quindi cacciamo lo spillo e incolliamo questi 1 2 3 ecco mettiamo al centro ed è fatto cacciamo i fili della colla ok adesso la nostra pallina è così non so se si vedono i brillantini quindi andiamo avanti dobbiamo decidere cosa mettere qua sopra a video spento io ho fatto un po' di prove per vedere come eh, posso decorarla. Vi faccio notare una cosa, quando la dovete decorare state attenti che l'anellino per appenderla sia frontale a voi, altrimenti poi dove addobbate il lato proprio frontale verrà in altri posti. Per decorare la pallina vi consiglio di metterlo su un supporto. Io uso il solito rotolo di scotch. Adesso sposto la pallina. Ho pensato di mettere questo nastro che ho già tagliato con questo di sopra per renderlo un poco più particolare. Prima proviamo il fiocco. Se va bene come l'abbiamo messo, ecco più o meno così: ecco vedete, Io faccio il mezzo fiocco, provo a lo provo sulla pallina e va bene. E qui dobbiamo tagliarlo a mezza coda di rondine. Quindi li mettiamo assieme in modo che vengano uguali e li tagliamo. Ecco, questo è il mio fiocco tagliato. La stessa cosa dobbiamo fare con questo. Lo mettiamo insieme, lo tagliamo con la stessa più o meno inclinazione e lo incolliamo su questo. Allora, ci conviene per essere eh, sicuri che sia al centro. Ecco, fare piegarle assieme. Certo, non ha importanza che non è al millimetro, che sia più o meno uguale. Ecco, ne deve avanzare un po' di qua e ne deve avanzare un po' di qua. Quindi mettiamo un po' di colla ma proprio una puntina. Dopo aver prima bisogna sempre pulire il, il beccuccio poco 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 proprio una questione ecco minima di colla perché stia fermo al centro quindi facciamo il fiocco ne facciamo avanzare un poco di quello di sotto vedete ecco e poi tenendo questi Facciamo il nostro mezzo fiocco. Beh. Io ho preso un nastrino stretto per legarlo, quindi io lo tengo col mignolino e lo faccio girare e lo leggo. È un po' difficoltoso perché ecco lo leggo ben stretto e faccio un altro nodo quindi aggiusto il nastro aggiusto il nastro anche qua facendo uscire ecco questo un po così ecco in modo che venga una cosa meno rigida come aspetto e taglio questi pezzettini e lo posso incollare, metto la colla qua dietro. E le metto un po di più perché devo essere sicura che tiene e lo attacco Cercando di metterlo ecco, in modo che stia un po' all'impiede. Ecco. Poi vediamo come mettere le roselline. Io ho fatto pure queste specie di foglioline. Le foglioline si possono fare sia con questo nastrino che ha qua un fil di ferro molto sottile, quindi è flessibile, morbido, però allo stesso tempo eh, sta di più nelle forme in cui si mette. Eh, oppure con nastri di raso, tessuti, eh, con quello che si vuole, perché è molto semplice farli. Allora, io eh, prendo questa parte e la piego così poi la stringo proprio qua sotto non fa niente se non si prende proprio qua anche la parte eh, perché se era tessuto allora qua veniva chiuso ma con eh, i nastri e i nastri è più difficile che possono venire e quindi, come al solito, con il mio filo li leggo. Una volta legata, possiamo tagliare il filo e tagliarla anche, anche più o meno qua. Poi si taglia in base a dove si mette. Ora con queste. Con le roselline che io ne ho fatte anche qualcuna in più possiamo cominciare ad addobbare la nostra pallina. Ecco. Allora, cominciamo a provare dove possiamo mettere le foglioline, cercando di seguire una sequenza naturale delle foglie, per cui senza allinearle tutte allo stesso posto, eh, sparse. Quindi io provo a metterla così, magari l'altra un po' più giù e magari avvicino anche qualche rosellina per vedere se sta bene. Mi sembra che così vadano bene, per cui comincio a incollarle. Magari questa la taglio un po' di più. Ecco, molto poco l'ho tagliata. Allora, metto la colla, metto la colla cercando pure di scendere il filo. Ecco, metto la, la colla a caldo e l'attacco dove avevo già provato. Poi prendo l'altra. Bisogna sempre spingere un poco. E faccio la stessa cosa dove l'ho provato a metterla vedete ecco quindi metto anche qui cercando di prendere sti fili che non l'ho messi neanche lo stesso colore stavolta e incollo quest'altra foglia un po più giù come avevo detto eh, e magari è pure un po' più piegata adesso prendo una rosellina ho preso la più grande io l'ho già tagliata un po però provo a tagliarla un altro poco stando attenti a non tagliare questo filo altrimenti si disfa la tengo da qua Ecco, e cerco di mettere questa parte davanti. Quindi tenendola da qua metto la colla magari un po' qua anche qua dietro. E qua sotto e la metto qua. Ecco, cercando di spingerlo un poco ora metto questa rosellina qua quindi la taglio un poco stando attenta a non tagliare il filo metto la colla sempre un po dietro sempre meglio metterla metto qua così e la metto qua dietro questo è il lavoro finito come vedete qua ho messo una fogliolina dietro l'altra qua non ne ho messe più di tanto perché c'è la coda del fiocco ho lasciato libero pure qualche pezzettino per non fare tipo a corona qua c'è l'altro il fiocco quindi non ho eh, riempito e così è dietro: che gli ho messo una fogliolina, un mezzo fiocco e un altro mezzo fiocco. Spero vi sia piaciuto. Se volete dei consigli su questo o altri lavori, scrivetemi nei commenti. Se invece cliccate su Iscriviti, il suono di un campanellino vi avviserà del prossimo mio video. Se ritenete invece che questo video possa essere utile anche ad altri: Cliccate su condividi, se cliccate invece su mi piace saprò se il video vi è piaciuto. Grazie per avermi guardato, al prossimo lavoro, ciao!